chiusa nel microfono, grazie. Buongiorno, mi scusa, non ho giorno così. È stata una settimana un po' particolare, sia per il fatto che si è giocato, sia per le condizioni climatiche. Come arriva il Parma? Questa è importante. Fino ai limiti del possibile ci siamo allenati comunque bene, abbiamo fatto quello che era un po' nei programmi, abbiamo sfruttato il sintetico che ci ha dato una grossa mano dal punto di vista della preparazione. Siamo pronti. Ecco, al di là delle, lei alla vigilia della partita che pensa del piano di fatto ha detto che gli stimoli contavano tantissimo questa partita. Al di là degli stimoli, come si ferma questa Juve? Cercando di giocare al meglio, al massimo delle proprie possibilità. Noi abbiamo indubbiamente inanellato in queste quattro partite delle cose positive, importanti, e adesso dobbiamo sapere che se abbiamo fatto tanta fatica fino ad oggi, dovremmo farla quattro volte di più da qui in avanti, quindi il tipo di concetto, il tipo di attenzione che dobbiamo mettere sarà rivolto in questo senso, insomma. Quindi sappiamo che andiamo ad affrontare la squadra che è titolata, più titolata con il Milan per la vittoria finale del campionato, quindi è un bel test, è un bello stimolo per tutti. Credo che non ci sia bisogno di dire tante parole, insomma, chiunque andrà in campo sa che è una bella opportunità e quindi deve cercare di sfruttarla al meglio. Stavolta hanno rimbattuto Donadoni contro l'imbattuta Juventus. Una sfida suggestiva anche sotto questo punto di vista, tanto più visto che l'ultima sconfitta della Juve è stata voluta di scoscampionato. No, onestamente dal mio punto di vista non mi interessa questo tipo di statistica, mi interessa solo cercare di portare avanti un certo tipo di discorso, quindi dare continuità di atteggiamento, di attenzione da parte dei ragazzi della squadra affinché si continui sulla scia che abbiamo intrapreso. Questo è importante, poi tutto il resto lascia il tempo che trova. È chiaro che sappiamo le insidie di una gara di questo tipo e quindi ci teniamo ancora di più, perché sappiamo che fare punti contro le grandi squadre possono contare il doppio. Nella misura in cui sappiamo che non è facile per nessuno riuscire a raccattare punti, quindi per questo motivo è ancora più stimolante, cercheremo di dare veramente il meglio e il massimo di noi stessi. Guarda la memoria, lei quanto avete giocato insieme nel 94? Dico bene? Io non ho una grande memoria storica. Comunque c'è un trascorso di comune con Conte. Beh, ci siamo incrociati diverse volte. Io non sono uno che tendenzialmente guarda molto al passato e quindi a volte rischio anche magari di fare brutte figure in questo senso, ma proprio perché mi piace essere proiettato a quello che posso fare. E quello che ormai è già stato fatto rimane lì, fine a se stesso, probabilmente buono ed interessante per quelli che fanno statistiche, però a me interessa relativamente e quindi per me è fondamentale quello che verrà già da domani. Tatticamente prepara qualcosa in particolare per Pirlo o vale la linea secondo cui il Parma deve essere propositivo, proporre un proprio gioco come lei ha ribadito prima delle altre partite? No, sappiamo che contro determinati avversari, o meglio laddove sappiamo che il tasso tecnico è ancora superiore alla media, ci vuole ancora più attenzione, più concentrazione, più convinzione e più spirito di sacrificio. Questo è un po' il tipo di atteggiamento che diventa automatico nel momento in cui sai che affronti una squadra importante con dei giocatori di grande qualità. Questo deve essere il modus operandi o meglio il tipo di atteggiamento che noi dovremmo sapere che sarà necessario nella gara, e questo indipendentemente poi che ci sia Pirlo, che ci sia Matri o che ci sia Barzagli, per dire tre nomi a caso, questi sono giocatori che se tu gli concedi, gli dai spazio, gli dai possibilità e non hai quel
furia agonistica che è necessaria, chiaramente ti crei i presupposti perché le cose vadano non come dovrebbero. E quindi, non sapendo questo, cercheremo di adeguarci. Proprio di grinta agonistica, secondo me è una delle caratteristiche principali di questa Juve. Secondo lei il Parma, la squadra è pronta a reggere 90 minuti di concentrazione contro la squadra, il bianconero? Ma non vuole stare tanto a parlare di quello che il Parma dovrà fare in funzione della Juve, ma che sarebbe, insomma, è la Juve che deve venire a giocare il Parma. Dovrà anche il Parma essere cosciente e consapevole che la Juve dovrà faticare, non sarà soltanto da parte nostra, altrimenti c'è qualcosa che non va. Rispetto alla vigilia di Parma-Juventus l'altra volta, oggi è cambiato qualcosa, cioè in termini, non so, di condizione fisica, mentale, è uguale? Beh, insomma, è chiaro che il tempo trascorrendo non fa altro che dare più opportunità e più possibilità a tutti quanti noi, dall'ambiente, e quindi dentro lo spogliatoio e anche fuori dallo spogliatoio, di conoscerci meglio, di capire ancora qualcosa di più, quindi questo indubbiamente ha incrementato questo tipo di discorso. Dovevamo disputarla qualche tempo fa, non è stato possibile per le ovvie ragioni che conosce meglio di me, e quindi domani si ripresenta e sono curioso, sono veramente molto curioso. Dovesse puntare un euro, lo punterebbe su Giovinco domani, visto, no, insomma, le mille? Niente, non mi piace puntare, non mi piace scommettere, devo dire che mi piace poco anche guardando per televisione, ormai tutto quanto è diventato solo ed esclusivamente una scommessa, credo che non sia un bel segnale, almeno a me non piace molto, poi dopo ognuno di noi è libero di fare chiaramente quello che vuole, dal momento che è legale. E quindi non voglio parlare di puntare su uno, sull'altro, il punto sulla mia squadra, sul Parma, perché è fatta di tanti giocatori che ritengo assolutamente all'altezza, che hanno delle ottime potenzialità, e quindi cercheremo di tirar fuori tutto quello che sarà nelle nostre capacità. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che hanno qualcosina in più. Settimana scorsa Giovinco ha fatto un gol contro il Chievo, dimostrando ancora una volta di più che cosa significa avere classe, avere capacità tecniche, perché quelli sono i gol che solo giocatori di un certo tipo riescono a tirar fuori e fare. Però se non c'è Mariga che gli dà quella palla in profondità, probabilmente non avrebbe fatto quel gol. Quindi capite bene che è fondamentale tutto l'apporto dei ragazzi e della squadra.